Buonasera ragazzi, buonasera e bentornati su Low Pizzi, la rubrica Lo-Fi dove io parlo con sottofondo Lo-Fi. Questo è il 10° episodio, è un gran bel numero 10, ci sono tante cose che hanno 10 come numero, tipo Totti e... Basta, questi hanno il numero 10. Come state? State bene? Io sono molto contento. Sapete ragazzi, oggi vorrei parlare della... Ecco, volevo parlare della bontà, ma non so se si possa intendere proprio bontà nel senso stretto. Ecco, forse la misericordia. Mi spiego meglio. In queste ultime settimane ci sono stati diversi ragazzi, diverse persone che hanno cominciato a mandarmi, sapete no, video risposta, post incattiviti. Appunto, come sapete, ci troviamo all'interno di un paese in cui la politica, la lotta politica, se vogliamo anche chiamarla così, è in costante fermento, siamo sempre in campagna elettorale, di conseguenza appena tu porti avanti una battuta, a figurarsi un punto di vista, ma uno come me che porta una battuta deve essere sommerso dall'odio, dal disprezzo. La gente arriva persino a definire le mie battute come delle teorie politiche, economiche. Capisci che questo è strano, ti fa capire dove siamo arrivati, no? Dove stiamo andiamo. E tutti questi commenti, tutta questa rabbia, tutta questa frustrazione sono derivati da un incredibile mole d'odio, di disprezzo, di... veramente una cosa micragnosa, violenta, incredibilmente velenosa. E io non dico che non lo capisco, per carità lo capisco, perché santo Dio, immaginati tu, credi fortemente a qualcosa, sei convinto della tua opinione, che sia di qualsiasi argomento, politica, attualità, macchine, videogiochi, arriva uno e ti fa una battuta e tu ti incazzi come una iena e quindi lo vorresti morto questo tizio. Io lo capisco molto, ma uno rimane colpito da tutta questa violenza, tutto questo odio, soprattutto se non è abituato. E infatti io all'inizio, non ve lo nascondo, anzi lo saprete benissimo se mi seguite da un po' di tempo, ero molto più incazzoso, ero molto più velenoso, perché appunto quando ho cominciato a fare vlog e ho cominciato a ricevere i primi insulti, io... è molto difficile farmi arrabbiare o colpirmi, però quella roba lì comunque, una tale mole di violenza era veramente tosta, no? Quindi una prova di questo potete averla tranquillamente all'interno del video risposta che ho fatto sui commenti sul video della Corea del Nord, no? Tutta gente incazzata come nera, ragazzi comunisti, non comunisti, tutti quanti a darmi addosso, io, ma che cosa, vaffanculo! E infatti lì sono stato molto violento per il mio, diciamo, range di emozioni. Poi col tempo ho capito una cosa e in questo periodo l'ho confermata ancora. Nella vita ogni tanto si confermano le cose, non si imparano, e questo è bene, questo è molto bene, sottolineare ciò che già sai, ossia che devi un attimo vedere il quadro della situazione, no? Nel senso, uno ti viene addosso e dici, questo qui è uno stronzo, mi è venuto addosso, perché dovrei anche soltanto degnarlo di un minimo di pietà? Perché dovrei avere a che fare con lui, io adesso gli faccio un culo? No, questo è sbagliato, questo è veramente sbagliato, perché appunto a volte ci dimentichiamo anche il contesto, ci dimentichiamo proprio che cosa sta succedendo. E bisogna soltanto fermarsi un secondo, fermarsi e chiedersi, perché questo qui è arrabbiato? E soprattutto, chi è? E poi vai a guardare chi è questa gente. Devi farlo, perché appunto ricordati, se vuoi essere migliore di qualcun altro, devi esserlo. Di conseguenza vai a vedere chi ti odia, chi ti dice che ti vuole morto, chi è contro di te, anche soltanto chi ti dice che sei un brutto stronzo, anche chi ti ha lasciato il commento omofobo, il commento carogna in cui ti dice che sei un bastardo, leccaculo, comunista, razzista, fascista, l'assassino, Soros, PD, Atlantico. Vai a controllare chi è, guarda che cosa fa, capisci le sue argomentazioni, le sue opinioni, il suo rant, capisci perché fa così? E qui possono accadere due cose. O capisci che effettivamente quest'uomo ha un punto di vista, soltanto che si è espresso con un po' di violenza, perché magari era un po' arrabbiato, e allora in quel caso tu puoi effettivamente ammorbidirlo, cercare di farlo capire. Hai bisogno certo di un grande autocontrollo, devi riuscire a
a concentrarti, a stare calmo, a resistere, però può accadere questo, puoi trovare la pace, puoi trovare l'amore. Oppure, sì, amore, stiamo parlando di amore, perché è questo il punto, no? Non vogliamo l'odio. O meglio, se l'odio ci porta a qualcosa di bello, tanto bello, no? Tanto bello. Oppure può accadere una seconda cosa, ossia che ti rendi banalmente conto che quest'uomo che ti odia, che ti disprezza, che vuole che tu esploda in mille frammenti, o questa donna, perché appunto la parità dei sessi, ti rendi conto che questo qua conduce veramente una vita abbastanza orribile. Veramente una vita abbastanza orribile. Quindi vedi che cosa fa. Io per esempio, quando guardo la gente che mi dà addosso, che cosa vedo? Nella stragrande maggioranza dei casi, anzi proprio sempre, proprio sempre, che cosa vedo? Vedo odio, vedo questi ragazzi soli, tristi, sempre a lamentarsi, non festeggiano mai, non esplodono mai per qualcosa che è bello, non hanno niente di bello da donare al mondo. Intendiamoci, tutto quello che doni al mondo può essere bello. Anche io quando faccio un post tutto quanto di disfregio a qualcun altro può essere bello, perché lo prendo in giro e quindi è bello da vedere. L'odio può essere bello quando è spettacolo. Quindi anche certo nel trash, Tony, questi qua che saluta Antonio, saluta sempre, cioè, sono tremendi ma sono belli da vedere perché danno spettacolo. Però non donano amore, o almeno non è quella la loro intenzione. E quando vedi che ci sono delle persone che vomitano odio e basta, solo disprezzo e basta, se non puoi avvicinarti e se non puoi capire perché fanno così e non trovi neanche uno spazio per cercare appunto di ammorbidirli e trovare un terreno comune, allora puoi soltanto banalmente constatare che la tua vita è migliore della loro. È atroce, no? Come ragionamento, nel senso, li guardi e vedi che la tua vita è migliore della loro. Però è questo il fatto, è veramente questo il fatto. Li guardi e odio, disprezzo, violenza, rabbia, perché c'è tanta di questa rabbia che non capisci, che ormai è inutile anche capirlo, no? E quindi cosa devi fare lì? Lì devi avere pietà. Nessuno ti dà il compito di essere l'eroe che va lì e li blasta. Tipicamente la gente poi che odia esonda in frasi violente, in scomponimenti linguistici, che il blastaggio veramente diventa un gioco da ragazzi. Quindi già i tuoi 14 mi piace li hai tirati su e va bene così, va molto bene così. Ma lì devi avere veramente pietà, non devi provare odio, veramente. Questa non è una cosa di Gandhi, intendiamoci, non devi rispondere alla violenza con l'odio, non devi essere superiore, ti dà fastidio quella persona, tu la disprezzi perché ti ha insultato, perché porta avanti qualcosa di terribile, perché è un omofobo, razzista, del cazzo, perché è uno stronzo che ha voglia di tornare quando c'era lui perché una volta, oppure ha detto che la tua fidanzata è una troia, che succhia cazzi qui, là, oppure che il tuo fidanzato è uno stronzo che succhia cazzi qui e là, e questa cosa può capitare. Oppure ha detto che, non lo so, la Formula 1 color rosso è più veloce della Formula 1 color verde. Non seguo la Formula 1, scusatemi, tra l'altro so molto bene che la Formula 1 color rosso va più veloce della Formula 1 color verde, ma comunque, ma cos'era, la Honda? Era la Honda, se no, non mi ricordo. Comunque, qualsiasi argomento, è ovvio che quello lì ti fa incazzare, ma non devi incazzarti come lui. Tu sei superiore, tu sei forte, tu sei molto più di lui. E quindi colui che ti dà addosso e non la vuole smettere perché non può smettere, perché ne ha bisogno, tu devi solo avere pietà. Tu devi avere soltanto pietà. Tu devi perdonarlo. Perché nel momento in cui tu compi l'azione di perdonare, perdonare quell'uomo, quella donna così violenta, così aggressiva, così distruttrice, tu diventi Prometeo. Tu porti il fuoco della ragione. Tu diventi, tu ti trasformi nella luce divina
che esalta l'umanità. Perché tu sei umano e rendi umani gli altri. Ripeto, è uno stronzo, è un grandissimo pezzo di merda, ma la tua superiorità deve essere palese, chiara, a tutti. E nel momento in cui lui si ritroverà ammantato dalla tua luce, potrà nascondersi, cosa che farà al 99% dei casi, ringhiando come una belva, oppure ti lascerà un commento stronzo e poi rifletterà sulla sua esistenza. E forse, dico forse, un giorno arriverà a dirti grazie. A me è successo. Io ho perdonato. Perdona. Per carità, questa qua è una dinamica in generale che devi sviluppare nel giusto contesto. Se uno non ha proprio voglia, ti vuole andare lì, ti vuole massacrare, uccidere, lì devi chiamare la polizia. Non è che devi stare lì a perdonare, chiami la cazzo di polizia. Abbi un attimo la concezione dell'essere umano. Abbi, sì, un attimo sveglio. Ma in generale, siccome nel 99,99,99% dei casi si tratta di coglioni, abbi pietà, perdonalo. Tu vai lì e diglielo: io ti perdono. Sii misericordioso. Non sono misericordioso? Come disse Joaquin Phoenix nel Gladiatore. Non sono forse misericordioso? Per carità, è anche divertente, perché può accadere questo, no? Nel momento in cui tu dici che sei misericordioso, farei esattamente la figura di uno che trionfa, di uno che stravince. Perché hai stravinto. E la cosa fa ridere. E ci piace ridere. A tutti quanti noi piace ridere. Non c'è niente di meglio che porgere l'altra guancia per distruggere. Distruggi la sua violenza, distruggi la sua aggressività. Sii eroe, sii Prometeo, perché tu sei migliore. Ricordatelo. La bontà ci salverà. Detto questo, mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi. Ricorda di lasciarmi un bel commento, appunto, in cui mi spieghi la tua opinione, se hai avuto questo tipo di esperienze. E perché no, lasciatemi anche un consiglio su, secondo voi, quello di cui dovrei parlare. Mi piace sapere le vostre opinioni, anche perché non è che posso parlare di insetti o di macchine o di Formula 1, però di un po' di roba posso esondare in minestroni vari, che ci piacciono tanto. È stato un fantastico minestrone questo, ragazzi. Vi voglio molto molto bene e sono tanto contento di essere qua. Ah, se lo state ascoltando su Spreaker, seguitemi, non fate i bastardoni. Scusatemi, uno si impegna. Celebriamo questo 10° episodio. Vi ricordo, ragazzi, di iscrivervi poi al mio primo e al mio secondo canale su YouTube, seguirmi su Facebook, Instagram e tutti quanti madonni, ma tanto lo sapete. E sono attivo anche su Twitch, da lunedì al venerdì, tipo faccio le live, sono lì. Scusate, dovevo pubblicizzarmi un po'. Vi voglio tanto bene, ragazzi, noi ci becchiamo molto presto. Questo era il Low Pizzi. Io sono Giovanni Pizzigoni e voi siete fantastici. Pizzi out.